Questa mattina il sindaco Mauro Armelao ha preso un drastico provvedimento nei confronti dei residenti e dei proprietari della struttura Capo Est, un ex albergo ora privo della licenza per definirsi tale, attorno al quale si era creata una zona di degrado e disagio di cui i vicini subivano le conseguenze. Soprattutto nell'ultimo periodo, l'intervento frequente delle forze dell'ordine, chiamate dai residenti della struttura, dai proprietari della stessa e da gente esterna che ha definito Far West ciò che vedeva accadere nei pressi, ha costituito la classe goccia che ha fatto debordare l'acqua dal vaso, costringendo le autorità a valutare seri e drastici provvedimenti. E ora l'ordinanza di sgombero, che senza guardare in faccia nessuno impone di lasciare libero il caseggiato da cose e persone entro 48 ore. L'ordinanza è stata inviata ai proprietari via PEC e se entro il tempo previsto il capo est non sarà sgomberato, il sindaco Armelao chiederà al prefetto di convocare nuovamente un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e chiedere l'aiuto della forza pubblica per sgomberare l'intera struttura. A quanto afferma il sindaco, non ci sarà più spazio in città per zone franche dove regna anarchia e illegalità. I cittadini in primis devono essere tutelati e devono sentire la presenza costante dello Stato, ma prima ancora quella del sindaco in prima persona, rappresentante eletto dal popolo, un segno concreto e tangibile di una politica che passa dalle parole ai fatti. Nessun sindaco aveva mai preso una decisione simile. Si chiama Diego Ballarin, l'uomo arrestato nei giorni scorsi per i continui maltrattamenti verso genitori dal quale avrebbe dovuto tenersi alla larga, in quanto era già stato oggetto di un provvedimento di allontanamento emesso al Tribunale di Venezia per le continue persecuzioni. L'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, un giovane che purtroppo deve avere delle dipendenze che non gli permettono più di comportarsi come dovrebbe nei confronti dei genitori, che più volte hanno dovuto chiedere aiuto alle forze dell'ordine fino a quando non hanno potuto fare altro che denunciare il proprio figlio. La direttissima dovrebbe essere svolta questa mattina. Purtroppo si tratta di una situazione molto delicata. Da una parte un genitore che non riesce più a vivere con tranquillità e che vive sicuramente con il disagio di aver dovuto denunciare il figlio, dall'altra un giovane che ha perduto la rotta e non è detto che il carcere sia la soluzione migliore. Esistono le comunità, ma ci deve essere anche la volontà di fare un percorso. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329-695-7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Perché Azzurra siamo col dottor Guarnieri alla sede ASPO dell'US 3 Serenissima, oggi primo giorno della vaccinazione bivalente. Mi racconta lei qualcosa? Sì, specifichiamo, ecco, in questo caso bivalente cosa vuol dire? Non sono due vaccini diversi tra loro, magari ecco quello contro il Covid e l'anti-influenzale come qualcuno potrebbe anche pensare. È bivalente nel senso che va nella stessa direzione di battersi contro il virus Covid, ma siccome nel corso di questo anno e mezzo il virus ha fatto bene il suo mestiere, devo dire, il virus è una persona seria, ha fatto bene il suo mestiere nel senso che è variato diverse volte. Ecco che allora le case produttrici, in questo caso la Pfizer, che è il vaccino di cui disponiamo oggi, hanno prodotto un vaccino
parte del quale prende la forma storica, diciamo così, e una parte prende le varianti che ci sono state, in particolare le varianti Omicron, no? Come insomma molti sanno. Quindi mettendo insieme, Quelle no? più pericolose mi sembra siano state quelle più. Praticamente sì, nel senso che sono abbastanza aggressive e insomma facilmente vengono, insomma, Trasmesse. contagiano, c'è una trasmissione molto rapida, molto veloce, forse rispetto alla struttura iniziale del virus sono meno patogene, ecco, mentre quello della prima forma insomma, era importante, provocava molti effetti, e cioè mandava molte persone in ospedale e purtroppo anche Ci molte sono stati anche persone, anche molti decessi. colleghi insomma, sono morti. Questa invece è un po' meno patogena, cioè provoca una malattia seria con meno frequenza, però circola moltissimo. Va in cerca, in buona sostanza, dei soggetti che non sono vaccinati o che hanno fatto solamente, che ne so, la prima dose, eccetera. Allora, siamo alla camera, questa che vedete, questa bestia che vedete è un'aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Dunque, sapete che per non farci mancare nulla ci è arrivata anche la Western Isle. L'ultimo bollettino dava nel Veneto di ben 321 persone positive, alcune tra l'altro sono anche in terapia intensiva, e il trend è in aumento. Sicuramente sono di più perché appunto ci sono anche gli asintomatici. In questo momento addirittura in terapia intensiva ci sono più persone ammalate di Western Isle che addirittura di Covid. C'è una novità che è stata pubblicata oggi sui giornali, è stata preparata un'applicazione che si chiama Mosquito Alert, che è stata realizzata con la collaborazione insieme dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Zooprofilattico, del Museo delle Scienze di Trento e dell'Università di Bologna. Questa applicazione, che vi facciamo vedere appunto nel video, è facilmente scaricabile appunto a seconda di chi ha Apple oppure Android. E in pratica ha tutta una serie di funzioni, anche questa chiede la posizione perché eventualmente se si segnalano le zanzare, dà anche tutta una serie di spiegazioni sul tipo di zanzare, appunto tra la zanzara tigre e altri tipi di zanzare, c'è la possibilità di fotografare, quindi fotografando le zanzare, cercando di fotografarle il più possibilmente integre, diciamo al massimo, e gli si manda la foto e loro riconoscono il tipo di zanzara. E abbiamo letto che è anche possibile inviarle mettendole in congelatore e dopo le si tirano fuori, ci sono una serie di passaggi e niente, noi l'abbiamo scaricata su uno dei nostri tablet, adesso faremo qualche prova anche noi. Sono cose che sono da provare, da vedere, perché se con questo sistema si riesce un po' a mappare, ci sono già in tutto il Veneto proprio delle trappole che raccolgono appunto le zanzare, e di queste leggevamo appunto ancora nei giorni scorsi che ben la metà di queste trappole avevano dato zanzare positive appunto alla Western Isle. Probabilmente anche questa applicazione avrà qualche problema, abbiamo visto qualche recensione. Ma come tutti questi applicativi ci vuole un po' di tempo perché si stabilizzano, perché funzionano meglio. L'importante è cominciare a provare, e quindi il consiglio che diamo è di scaricarla e cominciare a provarla. Insomma, vediamo un po' come funziona. Bolkestein, che riguarda in particolare le concessioni balneari, che era stato inserito nel decreto concorrenza, pare che il governo voglia in questi giorni
entrare, diciamo, in gamba tesa, definendo con questo governo, diciamo, i decreti attuativi che vanno a concludere l'iter per portare appunto ai bandi. Allora, sono molto preoccupata perché innanzitutto era stato concordato che la fase dei decreti attuativi veniva concertata con le categorie, cosa fondamentale, e soprattutto personalmente mi sono battuta anche presentando una mozione in Parlamento, presentando delle interrogazioni, delle istanze, affinché nei decreti attuativi si considerassero alcune cose importantissime per le nostre aziende balneari, e cioè soprattutto il riconoscimento del valore commerciale delle loro aziende, e cioè la possibilità che qualora dovessero in qualche modo non a intestarsi il bando e per cui succedere a qualcun altro la prossima azienda, ci fosse una tutela assoluta per le famiglie e per il lavoro fatto e per gli investimenti fatto. Queste sono le cose fondamentali, perché dobbiamo ricordare che i nostri balneari hanno costruito le nostre spiagge. Noi abbiamo una gestione storica, familiare, abbiamo alcuni territori dove addirittura il territorio è stato bonificato, per cui non c'erano le spiagge, per cui è anche un patrimonio storico, un patrimonio che ha creato un volano, un indotto importante, di cui il merito veramente va a tutti quegli imprenditori lungimiranti che ci hanno messo coraggio e passione per il territorio. Siamo qui all'agenzia Eurocasa, abbiamo qua l'agente Andrea Falconi, che opera insieme con l'amico Stefano, e voi sapete che la parte immobiliare, l'agenzia immobiliare, fanno un ruolo importante come anche altre attività, ma anche, diciamo, oltre a lavorare alle agenzie, poi c'è tutto un seguito di artigiani, di tutte, poi tra le cose che si è sviluppata molto, perché ricordo qualche anno fa che ero passato da voi, mi dicevate che il mercato immobiliare era un po' fermo, invece mi sembra che adesso è entrata una realtà molto più dinamica, vediamo la gente, i turisti tedeschi che hanno comprato la casa di Torino, di Mira, insomma c'è una certa cosa. Ci dicevate di una certa difficoltà con l'amministrazione. Sì, no, volevo premettere il fatto che in questi ultimi 2 anni abbiamo lavorato abbastanza con stranieri, eccetera, turisti, padovani, eccetera, che comprano una seconda casa qualche oggia, e la nostra attività da qualche anno è cambiata. Guarda pure le telecamere. Con modi diversi di lavorare, effettivamente. Noi cerchiamo di dare un prodotto che sia al massimo sicuro, che sia in ordine a livello urbanistico, a livello ipoteca, facciamo tutti i controlli possibili quando proponiamo e vediamo una casa. Abbiamo qualche problema ormai da qualche anno, purtroppo, con l'amministrazione, che non riesce a darci nei tempi dovuti gli accessi agli atti per le concessioni, per tutto quello che serve per poi andare dal notaio e recitare tutto quanto. Pertanto questa è una lamentela, effettivamente, che abbiamo già sull'amministrazione precedente fatto. Ci sono anni che sono tanti che si lamentano, perché pensavo che questa gli accessi dovesse 30 giorni, giusto? Massimo 30 giorni dovremmo avere almeno la documentazione. Noi quando vendiamo una casa, non è che uno vendiamo la casa e diciamo ok, fra 3 mesi, 4 mesi daremo i documenti per andare in banca. I documenti a noi servirebbero praticamente quasi subito. Vabbè, aspettiamo 20 giorni, 30 giorni, ma massimo, perché effettivamente abbiamo dei preliminari dove uno compra una casa e dopo 2 mesi, 3 mesi uno dovrebbe avere la casa e andare dal notaio e fare appunto l'atto notarile. Questo attualmente non è possibile avere, e pensavamo che questa amministrazione sistemasse questo ufficio, che secondo noi è importantissimo per il comune, perché tenere bloccato un accesso a atti vuol dire tenere bloccato sia noi ma anche tutti i tecnici che chiedono effettivamente per presentare la progettazione, eccetera, in comune. Sono bloccati, e sono bloccati i tecnici, sono bloccati ovviamente le maestranze che devono fare magari qualche opera all'interno dell'abitazione, quello che vende i materiali, eccetera. C'è una serie di persone che non guadagna, perché in effetti non abbiamo questo famoso accesso agli atti.
l'amministrazione, non so perché, non riesce a piazzare un paio di persone, due o tre persone che sistemi questa anomalia che c'è su questo settore. Noi speriamo, magari dopo questa intervista, che qualcuno si proponga a fare qualcosa. Noi la proponiamo, sappiamo che il sindaco Ormilao segue spesso i contenuti non solo nostri, anche del semplice cittadino, e sappiamo che l'amministrazione, parliamoci chiaro, ha un grosso problema di sottorganico in quasi tutti gli uffici, certo, perché c'è, immagino. Però sono problemi che vanno risolti, perché se la legge prevede che in 30 giorni devi darmi gli atti, vabbè, i 10 giorni, 20 giorni può essere comprensibile, ma non 6-7 mesi, sono di gente che sono 6-7 mesi che aspetta l'accesso agli atti. Sì, a parte questo, ma noi abbiamo anche degli atti fatti, e perché non abbiamo avuto nei tempi dovuti la documentazione da parte del comune, è saltato l'atto, pertanto noi abbiamo perso soldi, obiezioni eccetera, i notari non hanno fatto l'atto, l'impresa non ha fatto, cioè la... Potreste chiedere anche il rimborso? Potresti chiedere Sì, ma no, cioè... Sì, potresti chiedere i danni. I danni. Potresti chiedere i danni. Va bene, noi pubblichiamo. Grazie.